Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Domani sera alle 20.30 il Circolo Primo Maggio ospiterà il terzo degli incontri di quartiere organizzati dall'amministrazione comunale. L'appuntamento di domani è rivolto ai residenti dei quartieri Ancora, Pista, Borgo Venezia e Valle d'Aosta. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso del Green Pass. L'azienda universitaria ospedaliera e l'ausle di Modena comunicano che dalle 8 di lunedì 13 settembre alle 8 di martedì 14 settembre potranno verificarsi riduzioni nelle attività programmabili visto lo sciopero generale nazionale del personale del settore della sanità pubblica. Anche durante lo sciopero saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze. Si terrà sabato al Circolo Alette Pagliani la festa di fine estate, iniziativa organizzata insieme al Circolo Primo Maggio in collaborazione con il gruppo Pittori Cavedoni e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Nel pomeriggio ci saranno momenti dedicati alla pittura e sarà proposto anche un laboratorio per bambini su prenotazione. Dalle 19.30 inoltre sarà possibile cenare sul posto. E ora passiamo allo sport. Per la seconda volta nella sua storia il Mapei Football Center ha ospitato la nazionale italiana di calcio. Gli azzurri, che già avevano calpestato il prato del centro sportivo nero-verde a novembre 2020, questa mattina hanno effettuato l'allenamento di rifinitura a porte chiuse in vista della gara contro la Lituania. In programma stasera alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Grande risultato per Ivan Pellizzari, Daniel Pè e Andrea Ferrari, che hanno partecipato ad una gara di triathlon in Austria vincendo la staffetta. Siamo andati in Austria a 50 km da Vienna per fare una manifestazione molto importante, una delle più importanti a livello europeo e sicuramente una delle più importanti a livello austriaco, perché è una manifestazione molto antica, è un triathlon a 50 km da Vienna, dove c'era la possibilità di andare a fare una bella staffetta, e così abbiamo fatto. Avevamo guardato attentamente quali erano i tempi che ci potevano permettere di arrivare al vertice e siamo andati a Vienna e ci siamo riusciti, abbiamo vinto la staffetta di questa manifestazione importante. È un mezzo Ironman, quindi 1,9 km in acqua, che ho fatto io, e 90 km in bicicletta, che ha fatto Daniel, e la mezza maratona, 21 km, che ha fatto Andrea, quindi questa è la staffetta. Oltre ad aver stabilito il record della manifestazione in 3 ore e 58 minuti, diciamo che siamo arrivati anche nei primi 7-8 classificati a livello proprio della manifestazione totale, compresi i professionisti. Quindi diciamo che è stata una grandissima soddisfazione. Gli allenamenti sono sempre la parte fondamentale e più dura prima di arrivare a una gara, perché bisogna concentrazione, mai mollare, riuscire a dare il 100% in allenamento non è mai così facile. Però questa volta diciamo che sapevamo di poter raggiungere un risultato, un buon risultato, e abbiamo messo oltre il nostro 100% tutti e tre sicuramente. E noi da triatleti dobbiamo allenare e preparare e far coincidere, insomma, in gara tutte e tre le discipline, quindi nuoto, bici e corsa, cercando un equilibrio ottimale, e nei confronti di un purista che invece prepara una disciplina unica e può concentrarsi solo su quella. Quindi insomma, noi secondo me abbiamo un piccolo valore aggiunto, che è anche la gestione delle tre performance unite in una unica. Nonostante, insomma, siamo arrivati tutti e tre consapevoli, insomma, di poter far bene, c'era anche un lato di responsabilità, che era quello di portare a termine il grosso lavoro che avevano iniziato prima Ivan nel nuoto e poi Daniel con una bicicletta incredibile. Quindi, oltre a dover tenere alto il mio ritmo, il mio livello in gara, ho anche dovuto avere un focus, insomma, molto, molto elevato sulla tenuta in gara e il finalizzare il lavoro di tutti e tre come gara di squadra, che poi è la staffetta, ecco. Ed essendo la prima esperienza, è stato un impegno notevole, però estremamente gratificante.
Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e vi diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata!